Siamo tornati per il round number 4. Godo, che è appena stato cambiato dalla grafica. GC volume 4. Mamma mia, volume 4, 13. 413. Che plus. E mo? Abbiamo Adeo. Mio padre, che gioca un mazzo incredibile. Versus Francesco. Qua siamo su tavoli alti. Tavolo 7. Qua siamo, è tavolo 7, Fia. Sono forti. Sono poderosi. Sì. Tra l'altro di Nicola è un artista. Sì, gioca un pittore. No, c'ha deck box fatto da lui con la stampante, segnapunti. Addirittura per un suo amico ha fatto il cannone a onde soniche in 3D, ragazzi, incredibile. Il masquer. Lo appoggia sulla figurina e fa... E sulla decklist lui ha anche disegnato. Godo, il più artista. Ha disegnato la combo. Ah. Che magari speriamo di spoilerare. Sì. Ma questo... Comunque gioca un mazzo incredibile che adesso vedrete, una specie di barn con dei guerrieri dentro. Ecco, adesso che ha fatto due shot, vediamo proprio che burn a turno. Guarda, zero, che vediamo. Forte energia catena, che forte chain energy, tanta forte quella, incredibile. Mamma, che bel mazzo. Godo. Vediamo che carte, che mosse hai in mano. Nessuno. Poi vi dirò una cosa divertente. Io e mio continuerò a fare dash a manetta. Non rimischiamo mai niente. Perché fai ridere? No. No, non è vero. C'è energy, carta forte. Vuoi dire? Sì. Vuoi fare qualcosa? Paga. Non penso proprio. Paga la shit. Ma fa tempesta e sei tranquillo. Vabbè, è andato così, cioè. È regolare. Ma dai, anche questo, eh. Allora è panda. Panda è tutto. Panda sì, è un panda, è un burn sano. È un warrior burn. Ma gioca panda? Come gioca due panda. Ah, è un panda strano. È un giocaratto gigante. È panda al cubino. Al rosmarino. Speziato. Guarda. No. La formazione a T, eh? Funziona sempre. Sì. Ricordate, la prima regola di GOT, fai la T a turno zero. Fai la malattia a turno zero. Fai, mamma mia, fai la T. Ah. Molto smart. Scartiamo i draghi, facciamo così dei bobby. Però, a quanto pare, funziona la strategia, visto che 3-0. È regolare. Boh, io prima sono passato tra i tavoli e ho visto un Uniti Resistiamo al limone. Ah, lui gioca Potere del Mago, eh? Anche Uniti Resistiamo. Sì. Potere del Mago con Morphing Jar, che è diventato un 3002 beatdown. Che forte. Incredibile. Potremmo vederne delle belle, preparatevi. Ritorno totale. Per ritirare Chain Energy, poi carta forte. Ritorno totale. Di che? Ma tempesta potente al cimitero? Di là. Sì. Mm-hmm. Sì, era stato ritorno totale. Godo. Ha sfilpato Sangen. Cosa hai detto? Hai detto Sangen. Abita grosso, ecco. Sangen anche, eh. 1000 danni poesi. E la T con 2 però stavolta. E l'ho dovuta tirare per il calcista. E qua Moff risolve, è un bel meno, su tempesta Gravity Bind andato, e il povero Deo qua si trova a rincorrere. Sì, in corsa, a parte proprio. Ci sono dei Thunder Dragon in mano Tonditore, pronti a entrare sul field, e però tondi è anche vero che se viene pescato una giara tutto cambia. E se quella setata è una giara? Che droga. Forte giara. Giara fa giarare. Ah. Il gioco delle giare. Sì. Tributo Sangen. Cosa aggiungi? Il serpente, dire, il serpente più comunista del gioco?
Adesso vediamo, vediamo. Il serpente che piace a Salvini? Facciamo anche sapere la politica. Tutto questo nell'appetizer. Senti la politica di Ciccia, lasciala perdere, per favore. Basta che mi fai mangiare. E invece contento, è Tsukuyomi. Un uomo semplice, un uomo di poche parole. Tsukuyomi. Mamma. Sorcio, tirato subito, sta facendo un po' lean. Che meno. Ci sta contro Barn. Con le Cyber Jara, mucchia, godo. Cyber Jara, che prossimo. Ha stato uno per aspetta. Per... Guarda. Che cazzo è? È quello che ha lo scudo. Oh, il più difensivo. Che muore da Moff. È regolare. vabbè, ascolta. C'è lo scudo, o c'è attacco. Ah, però non c'è quello grande spadone. Le riflessioni di Ciccia, ragazzi. Un 2006 d'attacco che non c'è guerriero grande spadone. Penso sia più o meno forza attacco goblin, quello che intendi. No, non esiste. No, non è grande spadone. Anche, fa anche se fa esattamente la stessa cosa. Scusa, anche tu. Set one, you go. Andiamo sempre così. Potrebbe soltanto avere una bella giara. Andiamo a giocare. Con una monopair di carta. Sì. Ha un altro Thunder anche da voler fare normal, Francesco. Sì, tributiamo il mago della Fefe. Ah, Petty Fefe. No, strano. Normal Decoichi Peter. E comunque aveva anche Tsukuyomi. Ha attaccato un ratto. Non dire ratto finché non ce l'hai nello sacco. Si equivoca. Franco. Il Panda Yu. Invece no, si è preso un altro ratto. No, si è preso un anello di matrimonio, mi sa. E niente, ha preso il cazzo. Andiamo alla prossima. È andata così. Gli ha fatto ogni ring e fe di andare. Fatto ringhio, spada binghio. Sì. Ratto su ratto e lui andiamo a nozze. Lui. Con Barn perdere da una carta che Barn è un meno. Capita più spesso di quello che sembri. È regolare. Poi che sì. Uno mi berro da solo e mi spallano 5.000 danni da Burn. Yeah. Godo. Vediamo adesso le side che ci propongono i nostri giocatori qua. Allora, innanzitutto direi di vedere di quella di addio. Sì. In Barn si dà Matazza, il Masquerte. Che forte. Si dà Tribe, si dà Soldato Cinetico. No, vedi, riutilizziamo la Sid, non la gioca di main. Infatti non l'avevo visto prima. E tra l'altro gioca unità d'azione autonoma e sotto alla decklist c'è scritto ebbene sì, l'ho fatto. Cos'è che è? La decklist c'è unità d'azione autonoma, monoper. Che cazzo è? Non ho idea di cosa faccia. Ah, e scrive commenta da solo. E fa ebbene sì, l'ho fatto, c'è scritto tra parentesi. Quindi potrebbe essere un memone che non voleva giocare. Godo. Che plus. Godo. Invece... Unità d'azione, cosa cazzo è sta cosa? Stai andando a cercare. Sì, adesso la cerco subito. Dai. Mentre contro... Non è quella che lascia girati, anzi ti fa obbligare... No, quella non, è, so quella, non è quella che ti tiene mostri in attacco. Ah no. Quella si chiama... ordine d'attacco finale, si chiama quella. Sì. Mentre dall'altra parte... È una equip. Ah, è quella che resta. Nel cimitero della quella Pana 2005. Ah, questa è fortissima. Questa per il meme ci sta, è huge. È huge. Mentre sì. Dall'altra parte vediamo di side Zombira. Franco. Reaper di side. Ah, no. Si capisce un gang. Zombira. Sì, Reaper 2x. Tomato. Ma incontro 2x? Scapegoat Swap. Metamorfosi, walk e Sakuretsu. Quindi in questo matchup avrebbe soltanto walk. Beh, Sakuretsu. Però non ha visto i guerrieri adesso. Ha visto soltanto l'atto. Cioè, potrebbe non presumere ci siano dei guerrieri per mettere Sakuretsu. Non c'era per Panda. Però ha visto grande scudo, Ma piuttosto non giochi. Beh, grande scudo comunque lo giochi magari anche in Panda. Swap non è male. Swap. Ma ci sono i Triogiama. Appunto. Mentre dall'altra parte c'è sempre Mind Snatch Steel Decide, godo.
Ma anche Mataz, secondo me gioca qualche spezia per... magari gioca... non so, Mattazza, Midtown, Postside. Che forte! Ho iniziato intanto adesso il Game 2 con una bella Pot of Greed che ti passa la paura e una Roda. Ah, Mattazza è quello che bitta due volte. Sì, magari non può cambiare il controllo, il Mass Verde. Ah, quindi fa l'equipa a lui per fare... Che forte! Eccolo lì! È arrivato Mattazza. No, no, no! Il Mass Verde, Mattazza. Il più... più. Non è meno. Il plus. Ehi. E anche Charity non si fa mancare nulla. Nulla. Tra l'altro Mattazza è forte perché è anche un Dark, oltre a non poter morire da Snatch Steel. Che forte. E neanche Crucio Swap. Ed è un 1003 beatdown double. L'unico problema è che è piccolo di difesa. È piccolo in generale, è un 1003. Ha scattato una segreta. Che meno. I segreti non si rivelano mai. Sbagliato. Soprattutto quando sono armi. La formazione a T e you go, my friend. Allora no. Cioè, Francesco parte con un bel duo. Dall'altra parte ci sono state Pote Charity. E lì, quindi lui duo. Protocollo Blaclaro. È regolare. Scarta prematura e vediamo cosa scarterà il buon Adeo. Ancora tutta la mano disponibile per ha scartato una spell, ha scartato il livello limitare a B, ok, strano non l'abbia già comunque impostato, si vede che magari il mostro settato è un mostro che comunque può resistere a... è regolare un attimo stand. Il più resistente normal, magari è quello che ha un scudo che è di un potere inenarrabile proprio. Tanto Thunder Dragon, ne aggiunge altri, Field Thunder. Thunder, Field Thunder, Lightning in the Thunder. God. È ancora lì, la formazione T però con due set. Vediamo se c'è una giara dall'altra parte. Magari sì, magari no. Mi sa di no. 7-2. Non ci stisci, direi. I più coperti. Sì, sì, sì. Guarda che mi diciamo appunto Burn è sempre particolare, dai. Un po' particolare. Molto particolare. Ce lo diceva anche mio fratello... Godo. Godo. Non siamo schiavi di Patrick. Ricordiamo che noi non siamo schiavi di Patrick. Nessuno qua dentro lo è, Godo. Nessuno ha detto no. Nessuno. E intanto che viene calato un BLS al limo. Alla mano. Cosa ha bannato, Dio? Con 3-7 ha bannato un bambino che picchia un botto. Non godo. E quella era la morphing. Po. E meno. L'aveva watchata quella già. Sì, Il problema è che adesso è passato BLS, vai che con 3-7 di Barn di solito passa, perché tanto al massimo ti mette giù Triogiano. Però tifone spaziale mistico. Tifone spaziale. E special. Sì. Godo, il più è speciale. È arrivata anche la pappa, Godo. Guarda lì, il walk mistico. Walk mistico su Thunder Dragon, sono 1006. Poesi. Poesi. In poas. Si è ripreso quello che ha pagato di duo, praticamente. Io voglio vedere il bambino che picchia con un botto, che diventa infinito l'attacco, fa... Le fa BLS. Ah. Certo. Adesso lo flippa o fai normal tribe. E poi paga 1500 e gli incula BLS e ZTK. Oh ragazzi, incredibile. L'ha rubato veramente bello. Guardalo lì, l'ha messo nel sacco. Con lo snatch e steal. Sì. E quella cosa ti ridai? Dai, flippa il bambino che picchia due volte, tipo, ecco. Sono 2600 danni di bambino. Oh, 5600 danni li ha, tra bambino e boss. Si è stato un 3000 in attacco. No, si, è auto... si è autobannato. Giocata conservativa? Sì. Non vuole mai più vedere BLS per tutto il resto della partita. Ma così non lo può rubare con l'azione. Che meno. O meno,
E il Breaker? Oh, è il guerriero magico, eh! Ah, però ha giocato così contro Barn, non sono d'accordo, devo dire la verità. Tanto sono senza paura. Tanto sono tutte chainabili le carte. Arma Secreta. Arma Secreta. Che ha preso un po' di danni. Non lo so, Breaker così, sapendo che c'è il legame della gravitazione. E anche a livello limite. A meno che non c'ha già la tempesta più potente di tutte. Ma una non basta. No. Non ci facciamo mancare niente. Niente. Cioè, per domain, no, sì. Penso proprio. Sai, con Giaretta è stato un meno alto amico. Giaretta? Era, è stata bannata. La Morphing Jar. Ha costretto a fare BLS subito. Direi che sta forte. E vediamo se almeno bitta. Può essere curiosità, solo quello grande scudo a questo punto, perché non lo flippa mai. Non lo flippa mai. Le squadra non lo gioca, eh? No. Che meno. Carta forte le squadra. Che forte, il film più forte del gioco. Dopo Franco Cotezzu. Che forte. Quello potrebbe giocare. È quello che bitta a fare l'equip, giusto? No, no, Cotezzu è quello che aggiunge l'equip su Flips. Ah. Quello è Benkei. Benkei. Sì, che alla fine... ecco perché rideva. Se tu Han, non abbiamo paura di quello grande scudo. Beh, ma giustamente. Dai, ti prendi, prendi questi 1000 danni in faccia, dai. E dopo ci fai mai incontro. Al limone. Obladio, obladà. Vuole fare il sorcio. Sono del Dorago, eccolo qua. Eccolo lì, dai. Chi è? Cos'è? Eccolo. Ti vedo. Grande spada. È stato bannato. Lago Duria. Ah, è vero, vi siete persi questa chicca di ciccia. Ha detto, perché se c'è guerriero grande scudo, non c'è guerriero grande spada? Lasciamolo lì. No, e comunque, fare tributo per evocare Thunder e poi il sorcio per levare un grande scudo. Voglio un equip. Dagli un equip. Rendilo forte. No, niente, ha picchiato forte. Thunder, che meno. Ma è già forte lui. No, no, più forte. Fa danno penetrante al sorcio. Ma quel mind al limone. E si autobanna. Il più bannato. Sì, sì, sì. Gli sta togliendo tutti i caos. Godo. E se fa Dimension Fusion. Quanti ne gioca mio fratello Francesco da main? Tre. Come tutti i caos, tre. Non è vero. Tre sorci? Due sorci o un allora è rimasto un sorcio. Godo. È il sorcio. E non gli è riuscito ancora a fare un danno, eh. Che forte. È il sorcio. Azorciu. Azorciazzu. Pusha Gekko, pusha. Che forte, Pan. 800 al limone. E si va a nozze. L'anello. Che cazzo c'ha pecore per fare anello su Panda? Ah, viene due, però penso le avesse tolte. Appunto. Ma perché fai... Vabbè, però Panda Giuno è venuto fuori. Sì, è uscito. Sì, è uscito. Sì, ha fatto Dust Shot. Esatto. Due shot. Però che dall'altra parte non vediamo ancora tutte le carte che barrano, a parte Arma Segreta. Non ma... ancora fatte. Vabbè, carte. Per forza c'è. Almeno una chain energy così. Ma Ujama Trio c'è? Sì, c'è un bel trapper di Ujama Trio. Penso che una delle due set sarà quella. Non ha girato neanche un 2-3 su un passito by Dante Maria. Ha girato un Mofcro adesso, il buon Francesco. È molto forte. Se vai a prendere Walk. Walk non è male, eh. Però c'ha due pezzi di Trinity al cimitero, mi sembra. Mm. Ha preso Walk. Duh. Il più spadellante. Duh. Francesco vive nel Sichuan. Sì, 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 lui sbudella. E sempre a fare... E mo? D'ora in poi lo chiameremo Masterchef. Adesso però dovrebbe aver finito anche tante dragon per tributare. Lo fanno, Se non ricordo male. Un light al cimitero, un light sul field e basta. Questo è quello che sappiamo, che meno. E ha una sfilza di bannati incredibile. Sì, incredibilmente incredibile. E dopo ha un botto di vita. Però posso, quanto stanno di rating poi? Come sono 3-0. Sì, è il tavolo 7. Che sono entrambi 3-0. Francesco si sa, è un giocatore molto forte. Sì, sì, sì. Io forse l'ho visto dall'inizio, da quando è nato CC. Sì, è probabile. Vinto anche... Non ricordo precisamente, perdonateci poi. So che su DB anche... Ah, tutti i GC poi fa sempre bene. Eh. Gli altri.
e tra di ha un po' queste idee diverse. Cos'è che ha tirato? Tribe. Ah no, ritorno totale. Ritorno totale, Tribe. È Megamorph quello, il potere del mago. Il potere del mago. Porca troia! Dimmi che scartici Wizard, no, no Spellcasters. Ora scarta no, Onesto. 3100, quant'è? È quella... 500 palo di carta. 3100 e basta. 1600 più 1500. Quindi prende 2009, va di mezza la vita, fa arma segreta Chain Energy. Ah no. Ah, Chain Ojama Trio. No, sono abbastanza. No, contento. Ma va. Che qualcosa è enorme. Non può ti capare in draw come c'è. Adesso è ancora più grosso, eh. Adesso è un 4600. Non mi ricordo se era per me. No, solo per le sole. Sei sicuro? Vabbè, ora I'm not sure of this shit. Per questo phone sta fottendo. Si è preso di fuori comunque. Che forte. Potere del mago, carta forte. Chi non la giocava da bambino? E quella Lily. Ah, scoppato. Che è fatto vincere così. È l'iniezione fatata qua, Quando l'iniezione è fatata. È un mazzo un po' strano, però, quello di Adeo. Punta a bittare grosso e poi fare qualche dannino di barra. Né uno né l'altro tanto, però li fa entrambi. È un po' una via di mezzo. Adesso vediamo il G3 cosa metteranno dentro per Winchery. Adesso vediamo, te. Facciamo notare questa cosa. Arrivano tutti i G3, quindi tutti i giocatori forti. No, non è vero, prima ha fatto due game. No, sì, prima. Sono l'unico, è quello di prima che aveva. Prima c'è stato lo svizzero più sbudellante del mondo. Che fatto... Sì, il buon Sylvan. Il buon Sylvan Library. Side. Sai, l'abbiamo visto anche prima. Ma G3, cosa metti? Sei contro Barn e non c'è un cazzo. No, beh, tengo dentro Walk, tengo dentro la misticanza di Walk. Dalla parte di Panda. Di Panda, non so che. Ma Tazza, vediamo che comunque è di side. Uno di side e uno di main. Sì. Magari ne avessi dentro per pushare un po' di più. Che però alla fine l'ha aggiunto, ma non l'ha neanche mai calato a game 2. Si dice il mouse. Sicuramente vedevamo già Mind. Anche lì magari Book. Può essere carino, ma niente di pazzesco. Nobleman di side. Sì. È una giocata un po' esotica. E poi lui metterà dentro l'unità d'azione autonoma palese. Sì. Se non lo fa, mi ammazza. Per il memone. E là invece sono sempre quelle. Vengono le... Ma c'è Tomato lo metti. Non è male, Però perdo sempre da Panda. Tutte le carte che ha nel mazzo perdono da Panda. Godo carta forte, è il più forte di tutti. Ma Lancia l'ha messo. The main. Boh, se non è Swamp è forte, continua a dirlo. Ma ci siamo già matrio, eh? Appunto, io lo chiamo coglione. Non è come se fosse Scapegoat. Ah, beh, è più forte. Sì, però i mostri dell'oppo che ti danno fanno nulla, cioè ti dà quello grande scudo, lo guardi. Però li passi sopra così. C'è un modo per passarli sopra. Sì, bene, in effetti adesso dopo 300 mi piglio 2600 di difesa al limone. Che altro, perché adesso per levare quello grande scudo ha dovuto fare del gran meno. Ha dovuto bittare e fare sorcio. Subito, quindi. Comunque questo Thunder Drago è sempre in mano, Oh signore, mio fratello Francesco, Bibi Bobby, è sempre lì che... Dicevamo che è fondamentale. Yeah. E lui lo sa. È regolare anche. E ricomincia così, con il Thunder Dragon, e adesso fa pure Charity Godo. Minchia, che forte. No. Ah. È una predict. Ah. Mi sa niente Charity. I Night Assalian sono morti qua. Ma non li gioca. E o meno. Vabbè, non in tutte le versioni se le possono permettere. Godo. Un bel flip, però. Sicuramente una carta molto forte. E spia che ci prende una bella spada di Beatrice. Fa evocare un'altra spia. Another one.
Che meno. Beh, anche Spia, cioè... Beh, non è malvagia. Non mi entusiasma comunque. No, beh. Posso diventare tanto grosso il panda. C'è Boltex, no, di main. Che non è male, eh. No, Boltex non c'è. No? No, no, no. Allora, c'è muzio. Burial. C'è colpa di Big Bang. No, no, l'altro, Panda. Lui è Panda. Ah, scusa, ho sbagliato. C'è colpa di Big Bang che può che essere forte. Forte. Più che altro il mazzo è difficile da inquadrare anche per fare una side, per quello. Noi possiamo vedere la lista da qui, quindi magari diciamo quello che è meglio, ma solo vedendo la giocata è complicato. Sì. La fine di Spia non ha evocato. E forse non vuole rendere Panda enorme, ci sta. Aveva preso il mazzo. O magari ne aveva messe due e una ce l'ha in mano. Che può essere, purtroppo succede anche con questa cosa. Probabile. Non dico che non può essere, può essere. Può essere. Dai, puscia, Checco, puscia! Prende turni però con Swords. Sì. E te, ma se non ti ci fai prendere sopra. È arrivato il panda. Ui! Abitante cos'era settato? Lo dico Ichi. Hai 300 danni. Pesquan. Più di... Eh? Era 1800. 1800, sì. 800 danni è già facile. Comunque fa dannini così, bittando, e poi dopo... E poi fa... Adesso fa... Come ti resistiamo? Panda poi con sotto le spade rivelatrici è molto forte. Minchia. Troppo forte. Il più forte. Almeno quando poi dopo diventa piccolo, quando bitta un mostro. Sì, non te lo ammazzano. È incredibile. Una set. Si conviene non riempirsi di boss in questa situazione. Spia abbastanza grossa. Se due spie hai un muro, però... Il problema è che tu cerchi... Ma lui diventa grosso. Appena metti... Provami l'occhio. Il terzo... Hai visto il potere del mago. Che caghi addosso. Ma il problema è di... Il problema è comunque che se lo attiva anche adesso, comunque diventa più grosso. Ma anche se cerchi poi vantaggio, perdi il tuo vantaggio, perché dopo ti fa arma segreta, ti fa... Sì, secondo me ha fatto bene a non portarne un altro. Sì, è stata una scelta. Probabile, dai. Sì, vabbè, è un giocatore abile e cosciente. Spia non è obbligatorio, tra l'altro, no? Siamo sicuri? Mi viene il dubbio. Obbligatorio, no. Scopri che questo sogno. Ah, godo, allora mucchia. Allora... O ne gioca uno per... il più ladro, guardalo lì. Ma si è dato snatch, eh? Sì. Strano che l'abbia sitato contro... Un item withstand. Vabbè, per non rubare gli LS. Un culo di pezzi grossi. Udorenziale. Ha fatto pure Udorenziale. Per picchiato forse prima di evocare, poi magari mi sbaglio. Cos'è che ha normalato che non ho visto? Non abbiamo visto cosa ha normalato. Se era mio fratello bittante 2 per... Magari, esatto. Ha rischiato un po'. Ciccio, non sbadigliare, dai. Mi serve sveglio. Dai. Sì, era... Era Matazza. Matazza. Un po' rischiata. Ha fatto un bel plus questo torrenziale. Buon Francesco. Torrenziale è una carta forte contro Panda. In generale. Sai qual è il problema? Che tutti ti spacchi Yujama. Fuori dal main. Forte. Ma in questo matchup è forte. The main. Ha levato Sengen. Con forza esiliata. Ha fatto un plus atomico Francesco. Finché. Come dice il buon Sala, Era Sengen. Jinjutsu Kuyomi. Sengen. Che è sempre forte anche quello. Si vede che avrà già una bella mano per Jinjutsu Kuyomi. Magari avrà già meta, capro, cap. Dei cazzi. Il protocollo Blacaro. E regolare soprattutto. Abbiamo entrambi con una mano ben fornita. Sì. Adesso vediamo. È più equilibrato di quello che potesse essere, devo dire la verità. Vediamo il ritorno totale, Mind, arma segreta nella mano di Adeo. Sì. Dall'altra parte mille carte, di cui almeno una Tsukuyomi.
Tempesta e Mind Control, la mano di Adele. Anche Tempesta, ok. Nulla per andare troppo sopra, devo dire la vera verità. Ma infatti adesso poi... Mancano quasi di pezzi bittanti. Non sta andando sotto, comunque non è male. No, però. Già solo per quel mazzo non è male. Questo Mind Control che brucia nella mano di Adeo. Eccoci qua. Se quella è mofa è forte, eh. Adesso è tricky perché potrebbe essere Tsukuyomi. Niente Assailant. No, invece li avevo gli Assailant. Hai visto? Non avevo, te l'ho detto. Non li notati nel decklist. È arrivata la guest star, ragazzi. È arrivata la guest star. Ivan Perini. Ciao. Il secondo capo team del nostro team incredibile. Guarda qua. Di quelle cose al limone, tomate, hai visto, te l'avevo detto che era forte, dai. Riga. il più pomodoro, Ciccio lo mangio, godo, intanto Ciccia si sta deliziando il pollo fritto. Dammi una patolla, dai, dammi due. Quanto me ne fanno caldo. Ecco, è grosso. Che meno, ragazzi. Questo è un gran bel meno, ragazzi. È molto grosso. È molto, molto grosso, Francesco. Cioè, potrebbe essere forte fare snatch, picchio, mi spacco il tuo pomodoro. È storm settata. No. Quando l'arma è secret e non si può dire a nessuno. Che forte. Sì. Beh, sono bei danni, cioè anche 3-4 in mano, Francesco. 3-4. Sono 4-4, dovrebbero essere. Da 6 o 2. Verrà giudicato per questa azione? Il giudicatore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinite. Quindi sei 14 di K. Vado. Beh, comunque ha ancora tanta vita, quindi... Potrebbe magari avere un walk settato, per quello ci sta pensando. È il walk è mistico qua. Come il pomodoro, però. Settato, lo tiro. E allora? E a mucchia, un sacco di carte mistiche in gotte, eh. Anche no. Lo spadaccino mistico. Sì, lo spadaccino anche, sì. Il pomodoro è mistico. Il walk è mistico. Rashid. No, non c'entra niente. Vabbè. Non penso proprio. Ma... Qual è il target di questo pomodoro adesso? Dato che Sengen è andato. Cosa hai detto? Ho detto Sengen. No, vabbè, ma c'era anche... E qui ci spia volendo, con Tsukuyomi sono forti, Assailant. Porti spia in difesa e passi, godo. No, la porti in attacco, poi la giri in difesa. No, io la porto in difesa. Perché tanto c'è livello limite a B. Eccolo sì, lì. Sì, il sì. Più difensivo. Che forte. Quando il livello è limitato. Minchia, gli ha spaccato break e ring plus. Due di meno, tre carte in mano. Come scarta la morphing. No. Quando la giara è morfata. Tifone. Aia. Qua si fa difficile. Se qua entra mio fratello in armatura è un fiala del meno, ragazzi. Non può entrare. We are going to the next round. You spin me right round, baby, right round. Regolare. Intanto il problema è che è a Silent, che è piccolo. L'attacco. Pomodoro è 1400. Più 3000, fanno 4400. Per forza BLS, Sorcio non basta. Ma il Sorcio fa schifo. Oppure avere un'arma segreta. Che non si può dire a nessuno. No, vabbè, ambita con Tsukuyomi. Ci sta. Sono 25. Si imposta per il prossimo turno. Tanto là, una carta in mano. Una carta in mano. Che se guscia piano. Au. Devi andare, dai. Bodo. E tanto c'è stato Night Silent. Vorrei rispondere a mia sorella Nunzia Consiglio, no, Coni Consiglio, giusto, che prima ha tiltato perché la live è stata un po' in pausa. Devono finire i turni! Si tiene gente che slow playa, come dice mio fratello Patrick, di cui ricordiamo non siamo schiavi. Non è colpa mia,
Ecco qua, Francesco vince così. Francesco era troppo sopra. Due di meno punisce. Vince così. Vabbè, regolare. Giustamente, dai. Sì, 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 sì. Ci vai a prendere. Che altro Adeo ha visto una mano un po' ingenerosa. Ti avevo detto che non, cioè, anche con quattro carte in mano erano quattro carte, non facevano nulla. Cioè, Francesco. Era un problema. Francesco ha giocato bene, non ha portato la spia, ha fatto Bibi Bobby, c'è Guacciacciù, è giusto. Ma anche poi di giocare anche Game 1, è abbastanza interessante. Sì. Sì. E quindi? E quindi dicono sempre 2-1, mai 2-0. Mai. Giusto per far durare tutto meno. Perché almeno così Nunzia non aspetta. No, infatti, godo. Lo faccio per voi. Che meno, ragazzi. Mi raccomando, lo ricordiamo al quarto turno. Seguite l'appetizer, ovviamente, noi. Allora no. Code Community Italia, sia su Instagram che su YouTube. E poi, ovviamente, tutti questi round verranno ricaricati sul canale YouTube, ovviamente tra un po', perché devono tagliare, editare, fare su, giù, destra, certo, sinistra, e poi tra magari qualche settimana vedrete man mano che di settimana in settimana arrivano tutti i feature commentati. Per forza. Andate a vedere anche quelli precedenti, così vi preparate al prossimo evento. E allora sì, no, sì, magari tanto imparate di non fare tribe sul vostro BLS, dai. Zarra. E vi preparate a GC14. Sì, che sì. Magari vedremo se c'è anche, ci esce anche Edison a fine del mese. Plus, posso fare una richiesta personale? Se portiamo un FTK in live, mi fate dei commenti brutti, vi prego, mi diverto troppo. Più vi incazzate, più noi godiamo. Ma non è divertente. Ma Library non è un mazzo fake. Ma vaffanculo. No. Le carte esistono, le gioco, godo, è regolare. È regolare, figa. Capiamo, non sia divertente. Chiedono per vincitore o guardente? Vincitore. Beh, ma in realtà anche manca 5 minuti a fine del tempo, non penso proprio. Fiera nemmeno. No. Poi vuoi, in realtà anche Adeo, perché poi giocavo un mazzo speziale. Dai, porta Adeo, dai! Chiedi chi vuole dei due, dai. Da loro. Chiedi chi vuole dei due. Ci sia con calma, tranquillo. Tanto non mi hai detto tu che mancano solo 5 minuti. Sei tranquillo. No, ma figurati. Ma che è lento a muovere. Sì, è lento, punto. No, mangiare no. A pensare, a respirare, è lento lui. Intanto, parlando di Ciccia, guardate che bei token si è fatto fare, Ciccia. Ultimate, eh? Ultimates. Poi insegna Sporellina qua, li abbiamo anche Parallel Giappo. Per giocare Edison e poi per giocare Edison, realtà, e poi giocare Ficula, che fino a ieri non li aveva mai usati, dove la vita. Ieri ha giocato un meta in cui poteva usarli e non li ha usati comunque. È troppo forte, io lo amo. Re Ficula, stavo pure, sai che cosa ha fatto a primo turno? Ho TK'd in draw Fabio Re. C'è Fabio? Sì, è sì. Carta regalo. Le vie del destino. Però che forte. E Fabio prima dell'ultimo turno era l'unica che aveva perso contro il cicciador di congiura. Ragazzi, quanto più di ciccia ieri? 3, no, ha fatto K 3-3, no, mi sembra. Sì, io volevo montare quel mazzo. Eccoci qua, eccolo qua. Benvenuto, complimenti. Abbiamo il vincitore, quindi qui. Cosa devo fare? Ma niente, facciamo due chiacchiere sulla... Siamo in live. Siamo due chiacchiere sulla decklist, sul match. Ah, è una roba nuova questa. Figa. Abbiamo fatto questa l'altra volta, abbiamo fatto un po' di interviste. Quello poi è quello che viene lì. Allora, adesso abbiamo visto un po' il match. Mm-hmm. Giocato molto bene da parte tua. Da parte... Non lo so, forse avrei potuto fare qualcosa. Mi sono ricordato a un certo punto G3 di non avere una fusione livello 3. Stavo pensando di fare metamorfosi sulla sala. Ma comunque non ci sono le fusioni da... Perché mi mancavano, c'è, ma non bastavano. No, allora ho detto, vabbè, lasciamo la sala settato. Ma è venuto a mettere quella roba là. Non so, più che altro poi... No, non lo so se l'ho giocata bene, sinceramente. Onestamente... Allora, so. Noi dicevamo magari qualche roba perché conoscevamo la decklist di Adeo, che era molto particolare. Ti avrei notato anche tu. Sì, infatti, un po' di carte... Infatti poi mi ha detto che già giocava trio, ma non l'ho mai visto. Infatti a un certo punto ho pensato, non avesse trio... E non avesse dessert.
e il suo fosse un blocco, magari con carte offensive tipo Matasa per spammare danni, sì. E poi le uniche carte barne che aveva fossero solo le barne. Oppure e invece no, mi ha detto che aveva anche trio. Sì, giocava anche trio, però non l'ha mai visto. Okay. Sì, 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 era un mazzo molto particolare il suo. Infatti, volevo anche chiederti le scelte che avevi fatto di side dalla parte walk. Che... Beh, ho messo walk, poi ho visto Gaia Power e Matasa. Mi sembra che l'ho visto. Sì, sì, Matasa che era giunto di rotta. E ho messo le Sakuretsu perché ho pensato che vabbè, potesse avere i Matasa anche searchabili, quindi abbastanza evocabile abbastanza velocemente. Anche Panda poi comunque. Poi aveva i Panda, quindi ho messo le Sakuretsu che avevo. Poi... pensavo avesse trio e quindi ho fatto molta attenzione a giocare le spie, infatti G3 vedrete che non sei data una sola, l'ho usata proprio come, esatto, infatti a me piace visto. Usarla come parino a volte contro alcuni tipi abbiamo, infatti abbiamo notato anche la... non pensavamo che comunque o ne avessi date due perché ne avevi una in mano, sì. Quando non ha portato purtroppo c'era contro... proprio sì, Panda Barn a volte ti scamma i game perché ti perché ne hai due lì ne hai due lì e ti blocca, sì. Quindi se non hai l'out a quella circostanza lì credo onestamente di essermi portato veramente molto avanti quando ho fatto quel torrenziale. Sì, sì. Il torrenziale lui, è stato fortissimo. Lui cioè, probabilmente ci ha pensato. Ha perso la partita lì alla fine perché da un monosetto ha detto ci provo. Diciamo che sono state due situazioni veramente gravi per lui perché prima torrenziale ha perso quella board e poi mi ha fatto Xalion su Sangan. Lì è stato anche il Sangan che hai fatto anche a G1 era stato molto... molto carico, avevi tenuto settato due turni e poi dopo lui... è... ho settato il Sangan due turni. Sì, il G1 è rimasto settato un Sangan due turni che però si è poi preso anche lì si è preso se non mi ricordo male il Panda che poi ha bittato che ti ha fatto vabbè, non me poi è stato sflippato e ha fatto Thunder ah ok male. Ok ah sì è giunto poi su Kuyomi sì no, poi dopo c'è la Sangan si è preso Exile no quello è il G3 poi ha fatto poi Sangan lui è stato bello. Secondo me bravissimo è stato bravissimo perché ha fatto a un certo punto ha fatto mi ha tirato Tifone Blind e gli ho detto strano ho detto e mi ha preso walk come mai ho detto lo incateno però su, quando l'ho incatenato su Thunder ho detto spero di non pentirmene di non averlo incatenato su ma ormai avevo letto il Gardner mi serviva qualcosa per togliere quel Gardner sì, quindi ho detto lo incateno su Thunder sì, tipo... poi rimane BLS là speriamo che non succeda niente Snatch sì. Poi ho detto vabbè ma Snatch posso anche perché avevo Breaker quindi ho detto non me lo autoringo invece lui è stato bravo l'ha autobannato infatti anche lì noi abbiamo visto notato anche questa giocata per quello ti dicevamo ha giocato un bel match secondo me entrambi e anche lui poi dopo ha rischiato anche quel torrenziale che dicevi prima sicuramente perché si vedeva che era un po' titubante lì è stato gravoso ha detto una monoset ci provo se riusciva perché se entravano quei danni lì poi dopo lui aveva in mano già se non ricordo male l'arma segreta per finire gli ultimi poi ha fatto G3 ha fatto una sword che per carità forte sword però io non avevo proprio carte offensive quindi io l'ho lasciata scaricare ho detto se la vuole riciclare deve fare tornado ma in quel momento stavo mi sembra giocavo mono set no quindi sì, non sì, so, sì, sì, anche lui magari non lo spreco. Stavamo parlando anche quello hai visto lo Sai forse sì più che altro perché anche lui sicuramente non aveva chissà che mano però veramente particolare quando ha fatto rota la prima volta e ha aggiunto Gardner forse questo è tipo Stall Barn sai quelli proprio sì, sì anche Skill Drain così, sì. Poi io, Skill Drain, però ho detto ma strano con potere del mago poi ho visto una tasa ho capito che l'idea era quella di fare male proprio a livello da... però il mago anche... nella stalla e poi ti lancio i forconi non so se ho giocato bene quando ho scelto di attaccare con perché lui a un certo punto lì se devo essere sincero sono andato anche un po' a sentimento perché lui a un certo punto oggi uno mi fa, stava per evocare il mostro per attaccarmi, poi ha cambiato idea e l'ha settato. Ho detto, o è panda o è ratto. Vabbè, sì. Però secondo me, se fosse stato, avrei dovuto giocare meglio, perché se fosse stato panda, mi avrebbe attaccato sorcio, se ci dovevo provare. Sì, e poi, invece, settando, mi stai automaticamente dicendo che il mostro che tu vuoi distruggere in battaglia poi verrà bannato da Sorge quindi quello è sempre ratto io quindi lì non devo attaccare con Sorge io li devo attaccare con Tand certo. Eh beh, sì, sì, però certo. D'altra parte a posteriori ci ho ripensato ho detto ma non è un errore così grave perché tanto ring quindi anche se mi fa ratto certo. Sì, sì, poi recluta un terra mi faccio male. Ring e sì, comunque sì, sì. Però lì secondo me ho sbagliato per esempio quindi non so io sarei stato golosissimo ho detto facevo sorcio subito e andavo subito a tirare in testa i danni attaccavo con Tand portava ratto facevi ring e
puoi andare con 2003. Mentre non mi ricordo se lo chiudevi, però. No, non già chiudere no. No, non credo, perché mi sembra che me li ero calcolati, vabbè. Non, infatti G1 è stato un bel match. Sì, è stato un bel match, davvero bravi tutti e due. Poi Panda è quello che è, non è che ha pescato una gran mano. Vabbè, io vi posso sempre dire, io ho dato proprio scuglio, quindi i mazzi là sono fortissimi, perché tante volte colgono, chiudono veloce. Sì, chiudono veloce, ma colgono anche defetti, cioè, secondo me tanti giocatori non è che ci sanno salidare bene con tanti, vanno anche in ansia. Però c'è pure da dire che sono mazzi che rinunciano a un pezzo di Trinity. Sì, no, sì, certo. Tu non c'è un pezzo di Trinity. Cioè, giochi un mazzo fastidiosissimo, però non c'è un pezzo di Trinity. Guarda che questo fa su un torneo grosso. No, beh, hai voglia. Cioè, anche, capito così? Sì, anche la, cioè, la tua Charity. Esatto, fa molto più schifo. Non, cioè, Charity. Cioè, sì, quindi io... Cioè, la Charity non ti fa guadagnare. Poi ho messo un tomato e ho continuato sulla lista su qualcosa che non ti ha convinto. Vabbè, vabbè, è stato il quarto turno, quindi... Vabbè, adesso dire cosa non mi ha convinto è abbastanza... Cosa hai trovato? Ho preso Barn a turno 1, poi ho preso... A due per da limone, due bar a limone. No, però quello che ho beccato turno 1 era puro. Ah, ok. E mezzo ci ho rischiato di perdere. G2 sono partito doppio Thunder Dragon. Non è che poi avevo anche BLS, BLS Dark, quindi anche con doppio Thunder Dragon. Vabbè, è vero, ma non è, cioè, per dire, ecco, un'altra cosa, parti doppio TD contro Panda Barn, brutto, però si può recuperare, no, no, perché comunque è una carta in meno. Sì. Parti doppio Thunder Dragon da Mirror Match, no, sì, esatto, o contro Warrior, e praticamente l'hai regalato. Invece contro Panda Barn, e questo è il lancio della moneta con sti mazzi, cioè... Però a volte parti super forti contro sti mazzi, tipo Charity, Pot, magari ti riescono a lockare con la Gravity Bind, e queste robe qua non riesci a recuperare, certo. E tutto quel vantaggio poi ti torna... Sì, ti va in contro, contro perché la massa segreta, il vantaggio lo guadagnano, si stallano, se non riescono a stallare... Va poi, vabbè, a posto ragazzi, sì, sono stato abbastanza esaustivo, anche nel sentire... Sì, sì. Molto, molto, auguriamo... Buona fortuna, mi tocco... tocco duro perché dai. Vabbè, vediamo come va avanti, dai, grazie dai. Mille, dai, speriamo ancora, complimenti, ci vediamo, è appena iniziato il torneo, siamo a metà, vabbè. Sì, comunque giro di boa, giro di boa, magari sei più, va bene, allora ciao ragazzi, buona continuazione, ciao.